Siamo a Caserta per la 14ª edizione della Fiera Agricola, una delle manifestazioni espositive più importanti del Centro-Sud. In questa fiera avremo modo di conoscere da vicino le eccellenze del territorio per quanto riguarda enogastronomia, allevamento e agricoltura. Con Baldassarre, uno dei soci dell'allevamento Fratelli Mirra. Che cosa producete? Produciamo latte di vacca da quattro generazioni per produrre un formaggio molto particolare, unico adesso in Italia. Qual è invece la storia della vostra azienda? Vabbè, pensiamo dai nostri nonni, abbiamo ereditato dalla mamma, noi siamo in terza generazione, dalla mamma e dal papà, siamo in terza generazione che alleviamo vacca da latte e comunque lavoriamo, facciamo un altro tipo di lavoro diverso dagli altri per una serie di motivi. Che cosa producete con il vostro latte? Allora, con il nostro latte, dopo insomma una serie di avventure, possiamo così chiamarla, adesso sembra che siamo arrivati ad un ottimo livello di lavoro. Con il nostro latte, che è un latte molto ma molto particolare, produciamo un formaggio che si chiama Grottone. È un formaggio molto particolare, stagionato, un semistagionato di 4 mesi a pasta filata, che viene stagionato nelle grotte. È un formaggio che attualmente ci sta dando delle grandissime soddisfazioni. Visto che abbiamo parlato di questo formaggio particolare, il Grottone, dov'è che lo possiamo acquistare? Vabbè, diciamo che in tutta Italia ormai abbiamo una rete molto, molto stretta, nel senso che siamo presenti in tutte le regioni attraverso i Conad e in Sicilia col gruppo Arena, diciamo il sud Italia. È molto ramificato, è un prodotto di fascia alta, è un prodotto che effettivamente ha un brand alto, però lo si riesce a trovare nei Leclerc, soprattutto di Conad, lo trovate tranquillamente. Perché avete scelto l'azienda Liverini? Perché è sinonimo di qualità, di serietà e di concretezza. Assieme ai loro tecnici, assieme alla proprietà, stiamo avendo e abbiamo un feeling eccezionale. Alcune cose le decidiamo, strategie aziendali le decidiamo proprio in azienda o da loro o da noi, ed è sinonimo di sinergia. La sinergia oggi fa la differenza. Il mercato è molto esigente, i consumatori sono esigenti e noi dobbiamo dare al consumatore le garanzie che non tutti oggi riescono a dare. Un'azienda che è in continua crescita, per quanto riguarda la linea ruminanti, rispetta lo stesso trend? Sì, allora intanto siamo alla 14ª edizione di questa fiera zootecnica. Per noi questo momento coincide con la chiusura dell'anno zootecnico, quindi come tutte le chiusure è un momento di bilanci consuntivi ma anche preventivi. Dal punto di vista del consuntivo sì, siamo in crescita su tutti i ruminanti, pecore, bufale e anche vacche da latte, nonostante le vacche da latte vivono un momento meno felice rispetto alle altre categorie, ma proprio per queste sono più attenzionate, perché lì dove sussistono delle difficoltà in più noi dobbiamo inventarci qualcosa per aumentare la redditività degli allevatori, che oggi in termini più moderni ed economici viene detta income over feed cost. E quindi dal punto di vista preventivo abbiamo pensato di formulare nuovi prodotti, soprattutto sullo stress da caldo, che è quella, diciamo, la condizione che più preoccupa gli allevatori e che toglie reddito, e quindi quest'anno abbiamo formulato, grazie anche alla collaborazione di Gianmaria Pacelli, un nostro eccellente formulista, un prodotto per far fronte a questa esigenza, e quindi siamo sicuri di crescere ancora e farlo principalmente sulle vacche, dove la difficoltà è superiore. Come si muove l'azienda nella fase ricerca e sviluppo?
L'azienda si muove in modo particolare collaborando con le università, ma soprattutto facendo partecipare ai tecnici, tra cui me, anche i responsabili di linea come il dottor Mario D'Occhio, a convegni nazionali e internazionali. In modo particolare con la collaborazione con l'Università Federico II, con il Dipartimento di Medicina Veterinaria ed Agraria, noi abbiamo una stretta collaborazione per quanto riguarda la linea delle bufale, dove grazie ai loro studi di campo ci passano questi dati e noi sviluppiamo nuovi prodotti. Appunto, proprio quest'anno abbiamo raccolto i primi frutti della linea lanciata l'anno scorso delle bufale, e anche grazie al dottor D'Occhio, che è il tecnico di campo, ci dà un feedback molto importante su questa nuova linea. Come nasce un vostro prodotto? Il nostro prodotto nasce con i feedback di campo dei collaboratori, quindi come il dottor D'Occhio o altri tecnici, che ci chiedono cosa fare su questi animali, quindi andando a soddisfare le esigenze nutrizionali di questi animali, e noi nei nostri laboratori, con i nostri programmi di formulazione, andiamo a studiare appunto quali sono le esigenze, andando ad associare le materie prime che abbiamo a disposizione e con appunto gli studi che apprendiamo dall'università a questi nuovi convegni che partecipiamo. Come garantisce la Liverini la qualità alla filiera alimentare? Noi riusciamo a garantire un'ottima qualità alla filiera grazie a numerosissime analisi, selezione dei fornitori e controlli su tutta quanta appunto la filiera, a partire dalle materie prime che utilizziamo, ma anche sui prodotti finiti che andiamo a ottenere. E anche quando noi andiamo a alimentare i nostri animali, analizziamo quello che questi animali mangiano, in modo particolare i ruminanti, che mangiano mangimi complementari, cioè dei mangimi che vanno associati a prodotti che l'allevatore ha. Quindi noi andiamo ad analizzare sia i nostri prodotti, ma anche quelli che l'allevatore produce. E facendo tutte queste analisi garantiamo un'ottima qualità alla filiera. La Liverini, oltre al canale allevamento, si occupa anche del canale rivendite. Quali sono i vostri progetti? Questa è una bella domanda, perché i progetti sono tanti. Proprio in virtù del 50° anniversario della Liverini nel mondo zootecnico, noi abbiamo in mente di fare delle linee nuove, sia nell'ambito del canale, come dicevano prima i miei colleghi, allevamenti, e sia soprattutto per la rivendita, come immagine e come packaging. La Liverini è un'azienda che da 50 anni crede soprattutto nel rurale, crede nel mercato del rurale e soprattutto nella rivendita, perché punta a dei prodotti di qualità, perché il lavoro della rivendita è un lavoro che va al di là del discorso della resa, al discorso del numero dei capi allevati, va fatto per la qualità, perché in realtà la cosiddetta, la famosa massaia, il rurale, il contadino che alleva i polli per poi portarli sulla propria tavola, punta alla qualità. E la Liverini ha sempre fondato il suo lavoro sulla qualità. Io nel 99 fino al 2002 la Liverini l'ho rappresentata come agente di commercio. Poi ci siamo persi di vista, oggi faccio il direttore vendita in Liverini con i due fratelli, con Filippo e con Michele. Si è fatto sempre un ragionamento puntando alla selezione delle materie prime e alla selezione del prodotto che poi va nella rivendita. L'eccellenza è il packaging che teniamo e il lavoro di marketing fatto da loro e da noi adesso per il futuro nel settore del canale rivendite. Quindi noi cerchiamo di in breve tempo di uscire per l'anno prossimo con un'immagine diversa, proprio per l'anniversario, e con delle linee nuove che vanno sempre di più verso la, tra virgolette, perfezione della qualità e verso il naturale, perché il compito è questo, di portare
sulla tavola degli italiani dei prodotti sempre più, quando è possibile, naturali. Quali sono stati gli ultimi traguardi raggiunti dall'azienda e quali sono i progetti futuri? Allora, è un periodo, voglio dire, un lungo periodo che ci sta andando bene. Riusciamo a mettere ogni anno incrementi significativi. Considerate che noi negli ultimi 10 anni portiamo incrementi percentuali a 2 cifre, quindi siamo sempre intorno al 10-12-15%. Sembrava che il traguardo dello scorso anno, cioè il superamento di 1 milione di quintali, che nell'industria mangimistica inizia a mettere in evidenza sicuramente un'industria mangimistica, fosse un traguardo difficile da raggiungere. Lo abbiamo superato nel 2017, eravamo convinti che era difficile continuare ad andare in questo trend. Quest'anno non vi dico i numeri che stanno uscendo fuori, però il trend di crescita del primo ormai quadrimestre, perché abbiamo fatto quasi il primo quadrimestre, sono delle cifre probabilmente che si avvicinano quasi il doppio di quelle degli ultimi anni. Non voglio mettere in risalto la crescita. Quindi ci sta andando bene, evidentemente quello che abbiamo seminato negli ultimi anni è andato bene, la professionalità con cui abbiamo approcciato il mercato ci ha dato ragione. Stiamo da 1 anno e mezzo approcciando anche nel mondo dell'avicolo, quindi noi abbiamo cercato di fare la nostra azienda, di fare una torta di vendita dei prodotti misti, quindi andiamo dalla bufala alla vacca da latte, al coniglio, all'avicolo come ovaiole, quindi sono gli animali che producono le uova. Da 1 anno e mezzo, anche grazie a una partnership con una grande azienda di riferimento nazionale, stiamo facendo anche dei numeri abbastanza rilevanti dell'avicolo. Quali sono i prossimi traguardi? Diciamo, come volume ci sta bene, andiamoli a stabilizzare, perché tutte le salite molto verticali non fanno mai bene, quindi noi cerchiamo di salire a gradini, quindi il gradino uno si riposa per poi ricominciare, quindi questa probabile ripresa che ci programmiamo tra 1 anno e mezzo, 2 anni, con il traguardo del prossimo anno, che è il 2019, che sono esattamente 50 anni della nostra azienda, avremmo previsto, io e mio fratello, di fare altri investimenti sia strutturali sia di ampliamento proprio di suolo aziendale, e quindi ci stiamo, stiamo in questi giorni finendo le ultime progettazioni per vedere se continuare a mettere dei semi per far crescere sempre l'azienda. Ma sostanzialmente siamo estremamente soddisfatti di quello che stiamo facendo. Per quanto riguarda la crescita, avviene grazie ai venditori, grazie ai dipendenti, quindi noi cerchiamo sempre, ci siamo prefissi di fare un'azienda ideale in cui il dipendente non è, io non sono il capo, ma io sono il suo datore di lavoro, lui è mio collaboratore, quindi così stiamo andando in questa direzione qua. E anche i nostri agenti, che poi sono coloro che veicolano il marchio all'esterno, coloro che poi propongono le vendite sull'allevamento piuttosto che la rivendita, e non per ultimo i trasportatori, perché noi produciamo mangimi perché ci sono degli automezzi che portano il prodotto, la materia prima in azienda, e che poi riconsegnano sull'allevamento piuttosto che sulla rivendita. Quindi grazie a questo team di circa 100 persone riusciamo a fare questo grande lavoro. Quando io ho iniziato il 21 settembre del 90, all'epoca facevamo 36.000 quintali all'anno di mangimi, circa 3.000 quintali al mese. Dissi vicino a papà: l'obiettivo tra 4 e 5 anni è raggiungere 100.000 quintali all'anno. 100.000 quintali all'anno, che voleva significare fare 250-300 quintali al giorno. Oggi, lo dico con scaramanzia, stiamo sfiorando i 7.000 quintali al giorno. Quindi questa previsione che ci eravamo prefissati, scusate il gioco di parole, con papà, effettivamente è stata una crescita enorme, inaspettata, quindi stiamo raccogliendo i risultati. Io so che, oltre a partecipare attivamente alle varie manifestazioni sportive che ci sono come sponsor, partecipate anche in prima persona. Sì, con belle e brutte figure. Voglio dire, sicuramente mio fratello è uno che partecipa sia ai 10 chilometri che alla mezza maratona, che sono due manifestazioni che facciamo a Telese con grande risultato, perché considerate che nella 10 chilometri partecipano circa 2.500 atleti e nella mezza maratona più o meno 2.000 atleti, che sono dei numeri enormi, veramente sono dei numeri inaspettati anche quelli.
Filippo ha dei buoni risultati, io e mia moglie partecipiamo, siamo sempre il fanalino di coda, però perché partecipiamo? Perché mi ha insegnato queste, ho partecipato alle ultime due gare, ripeto, siamo arrivati ultimi, 10 km abbiamo circa 1 ora e 25, l'ho fatto perché è una sfida e alla famiglia Liverini la sfida piace. Io invito tutti quelli che così si vogliono mettere in discussione a farlo insieme a noi, non ce la facciamo a correre, facciamola camminandola, però è bello, è un obiettivo che ci siamo prefissi e vi dico che sono sicuramente invidioso già con mio fratello che, e con la moglie che bene o male impiegano 50-55 minuti, io sto a 1 ora e 25, 1 ora e mezza, però arrivare a qualcosa che ti dà molta soddisfazione. E poi voglio dire perché sposiamo la corsa, la mezza maratona, perché dà benessere all'uomo, quindi l'attività fisica è una cosa che fa bene a tutti quanti, toglie un poco di colesterolo, toglie qualche altra cosa, quindi fa bene sicuramente. Anche quest'anno l'azienda Mangimi Liverini S.P.A. partecipa alla Fiera Agricola di Caserta. Qual è l'importanza di partecipare a un evento così? L'importanza della partecipazione sta nel fatto di testimoniare sempre la presenza di un'azienda che è in provincia di Benevento rispetto a quello che ricopre il ruolo di questa Fiera Agricola di Caserta, che prevalentemente ha un carattere, diciamo, di presenza di visitatori della Campania. La Mangimi Liverini fa molto in Campania, circa il 60%, e quindi è importante che noi con la nostra presenza continua e costante a queste manifestazioni possiamo dare nei confronti dei clienti che vengono a visitarci. In particolare questa di Caserta è una fiera che si caratterizza per la presenza dell'allevamento bufalino e quindi l'oro bianco, la mozzarella campana, che sappiamo bene che le bufale sono presenti in Campania, Basso Lazio e Foggia. Noi siamo in provincia di Benevento, quindi dobbiamo cogliere questa occasione. Pensate che circa 12 anni fa noi non producevamo nemmeno un quintale di mangime per questo comparto bufalino. La collaborazione con l'Università Veterinaria Federico II di Napoli ha fatto sì che man mano conoscessimo il mercato, i prodotti e la specializzazione forte in questo settore. È un'azienda che l'anno prossimo festeggerà i 50 anni di attività e siamo qui da 50 anni, io e mio fratello ovviamente rappresentiamo la seconda generazione. Un'azienda che è nata su idea di nostro padre, che non c'è più, e il fratello Giuseppe, nel 1969, quando entrambi nell'immediato dopoguerra andarono in Australia come migranti. Quindi poi sposarono due donne italiane, mia mamma e mia zia. E io e mio fratello siamo nati a Sydney, così come le cugine. È un percorso che hanno iniziato nel 1969 e insieme siamo andati avanti fino al 2010. Poi nel 2010 diverse, diciamo, visioni imprenditoriali hanno fatto sì che continuassimo solo io e mio fratello in questa storia. Io sono convinto che fare l'impresa è certamente difficile, però l'imprenditore è un mestiere che o lo si fa col cuore o non si riesce, e noi cerchiamo di farlo con questa caratteristica di due imprenditori che quotidianamente, dalla mattina alla sera, sono presenti in azienda e cercano di condividere questo progetto di crescita, soprattutto in termini di qualità ma anche in termini di numeri, con l'intera maestranza. Noi i nostri dipendenti li chiamiamo collaboratori, diamo del tu, siamo una famiglia, e questo lo facciamo anche nei confronti dei nostri trasportatori e della nostra clientela.
E questo ci premia, nel tempo è un concetto che premia, noi cresciamo del trend circa il 7-8% all'anno. Abbiamo allargato le nostre specializzazioni in vari comparti, dall'ovino all'equino, ai ruminanti, alle bufale. Questo significa che uno spazio così ampio di penetrazione commerciale compensa anche a volte ricadute che possono avere, accadere in qualche settore specifico. Quindi la varietà larga, l'impegno costante, ma soprattutto i progetti di ricerca che condividiamo col mondo scientifico, ci proietta sempre una dimensione futuristica di penetrazione forte. E quindi la passione, la determinazione, l'essere seri dal punto di vista commerciale, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo, in un mercato come quello odierno, che si è caratterizzato da una crisi economica forte, quella dal 2010 in avanti, ma che ha visto il settore agroalimentare tenere fermo questa posizione economica, addirittura si parla di sviluppo nel settore agricolo. Ci sono tanti giovani che stanno tornando nelle campagne perché purtroppo la manifattoria italiana non riesce ad assorbire questi giovani disoccupati, e quindi anche qualcosa che noi come azienda cerchiamo di dare collaborazione al territorio, ai giovani. Siamo vicini ai giovani affinché loro possano crescere e capire che anche facendo allevamento si fa redditività. E quindi questa nostra apertura al mondo del lavoro e quindi all'alternanza scuola-lavoro con gli istituti superiori nonché l'università ci porta a tenere sempre nelle nostre aziende giovani che possono dare vivacità, sviluppo, ma certamente il vedere giovani aziende spronano anche noi un po' più vecchiarelli, dico, a stare sempre sul pezzo. Quindi veramente lo facciamo con passione e credo che i risultati possano testimoniare questa nostra convinzione a fare imprese in modo serio, sostenibile. Quando dico sostenibile significa anche stare attenti al territorio, quindi interpretare il ruolo dell'azienda come una cellula vitale del territorio che possa dare aiuto e supporto sia in termini di progettualità, sia in termini di apporto finanziario rispetto a iniziative che possono essere quelle della maratona, mezza maratona di Telese, corse podistiche. Noi siamo presenti nello sport in varie specialità, dal podismo alla bicicletta, alla mountain bike, dei appassionati di moto enduro. Non ci facciamo mancare nulla, ma se lo facciamo è perché ci crediamo e siamo convinti che anche oltre allo sport la cultura può dare vivacità a un territorio. Noi sono 4 anni che abbiamo messo in campo e progettato la borsa di studio di matematica per ragazzi di terza media in memoria di nostro padre. L'abbiamo fatta prima a livello provinciale, poi interprovinciale, adesso regionale. Tra l'altro stiamo per entrare proprio nel 50° anniversario della nascita di questa azienda. Ci saranno sicuramente dei piccoli segreti che può raccontarci. Guardi, io le faccio un esempio. Noi fino al 1996 non avevamo una rete commerciale, quindi non avevamo agenti di commercio. La vendita era il punto vendita che c'era presso il nostro opificio industriale. Man mano abbiamo iniziato a crescere in questo settore, quindi abbiamo avuto i primi agenti di commercio e man mano gli agenti di commercio sono cresciuti, c'è stato un turnover. La maggior parte di questi agenti di commercio sono andati via, stanno ritornando da noi perché hanno fatto altre esperienze negative. Questo testimonia che un'azienda deve sempre perseguire una rotta dritta, ben delineata e precisa, cioè quella della, lo ripeto, lo rimarco a grande voce, quella di una serietà commerciale, di una serietà finanziaria, di una serietà nei confronti degli organi che vengono a fare i controlli. Insomma, bisogna cercare di essere etici. Purtroppo questo concetto dell'etica imprenditoriale è un concetto molto, forse poco condiviso, poco diffuso, ma l'etica porta una continuità di progetto e fa sì che la Liverini dopo 50 anni è ancora qui, e quindi l'anno prossimo cercheremo, e già ci stiamo preparando per un grandissimo evento dove cercheremo questo fil rouge che ci ha condotto fino adesso ad essere un'azienda che nonostante i periodi di crisi cresce sempre. Se si cresce significa che qualcosa sotto c'è. Il segreto non ve lo posso dire tutto, ma certamente lo sveleremo l'anno prossimo al nostro evento.
si occupa la sua azienda? Buongiorno, sono appunto Franco Sabino. La mia azienda si occupa di allevamento ovino e caprino. Facciamo alta genetica dal 1988 e niente, quindi abbiamo questo allevamento, trasformiamo in azienda e abbiamo cercato sempre di migliorare la genetica di questi animali. Poi è nata l'esigenza di migliorare, che ci faccio nello stand Riverini? Facciamo dei prodotti realizzati appunto dalla Riverini, perché gli animali, man mano che li abbiamo selezionati e migliorati geneticamente, avevano bisogno di prodotti particolari, prodotti che hanno bisogno di essere realizzati con una particolare tecnica che solo Riverini oggi ci ha saputo dare. Quindi Benform è un marchio che si occupa di mangimi, vende mangimi per animali di altissima genealogia, quindi prodotti di alta tecnologia, ripeto, che solo Riverini fino a questo momento ci ha saputo realizzare. Da quanto tempo c'è questa collaborazione con la Riverini? La collaborazione è nata nel 2014, è iniziata solo nel mio allevamento, mai avrei pensato poi di espandere questo marchio in 7 regioni d'Italia, e quindi la Calabria, la Puglia, la Basilicata, Lazio, Toscana, Veneto, Sardegna, insomma delle piccole realtà che man mano stanno sempre crescendo, e ovviamente fa piacere perché partendo con una piccola azienda come la nostra, non avendo grandi ambizioni, poi quando arrivano questi numeri ovviamente ci fanno piacere. E quindi 4 anni fa, parliamo del 2014, con piccolissimi numeri realizzati solo dalla nostra azienda, e da lì con i nostri clienti, dove fornivamo arieti, dove fornivamo animali di alta genealogia, avendo la stessa nostra necessità, ci siamo proposti con questi prodotti. E quindi insomma da lì è nata questo marchio, spero possa ancora crescere come sta crescendo, ci possiamo vedere fra qualche anno magari in questa fiera partecipando anche con degli animali, in modo da potervi far vedere anche che cosa abbiamo fatto in azienda. Siamo qui con il signor Giuseppe Fontanella, che ci sta presentando uno dei cavalli più belli mai visti prima. Ci racconti qualcosa di lei e della sua azienda? Salve, noi siamo un'azienda che alleviamo cavalli puro sangue arabi da 28 anni, siamo alla 13ª edizione che veniamo a Fiera Agricola, ci sono sempre stato perché qua diciamo che stiamo in terra nostra. Ho l'allevamento in provincia di Caserta, a Pignataro Maggiore, e ogni anno comunque presentiamo i nostri soggetti. Quest'anno abbiamo fatto una cosa speciale con questa specie di scuderia che abbiamo montato, e abbiamo portato più di 60 soggetti tra puro sangue arabi, pony, mini pony, asinelli e altri cavalli e qualche bue che abbiamo per la fattoria didattica. Nel nostro allevamento ci sono un bel gruppo di animali, ci sono più di 400 animali, e oggi noi faremo la parata stalloni con l'Arabian Horse Show, che l'abbiamo fatto anche domenica, oggi pomeriggio, e presenteremo un gruppo di cavalli puro sangue arabi in sfilata di morfologia. E con lui è il nostro fioraiocchiello della fiera, è uno stallone giovane che arriva dagli Emirati Arabi Uniti, a Jaisal Dal, ed è un figlio di un grande campione, e funzionerà per la stagione di monta presso il nostro allevamento.
E ci racconti un po' come si svolge questa manifestazione appunto di Ris Bufala, da quanti anni? Allora, la nostra struttura è una struttura nuova che ha però radici vecchissime, nel senso che tutti i componenti che lavorano in questa struttura sono nati nel mondo del settore bufalino e quest'anno abbiamo, diciamo, battezzato questa nuova attività che stiamo facendo con Ris Bufala con la prima mostra nazionale. Questa prima mostra nazionale si è svolta in questa bellissima cornice di Fiera Agricola e l'abbiamo voluta suddividere in due grandi momenti. C'è stato un bellissimo momento domenica e c'è in questo momento un altro momento importante conclusivo, dove da stamattina hanno sfilato una serie di bufale divise in diverse categorie. Da ogni categoria abbiamo tirato fuori una campionessa di categoria e in questo momento inizia la finalissima, dove saranno presenti la campionessa e la vice campionessa di ogni categoria. Alla fine di questo concorso, che si svolgerà in questa mezz'oretta di valutazione degli esperti, si tirerà fuori la regina della mostra. Diciamo che il re e la reginella l'abbiamo tirata fuori domenica, oggi esce fuori la regina. Quali sono i criteri appunto di giudizio per la qualità, penso sia, però in base a che cosa? Allora, diciamo che i criteri sostanziali si legano alla funzionalità dell'animale nel mondo produttivo in cui esso vive, quindi diciamo vengono apprezzate le qualità che danno una morfofunzionalità all'animale, quindi un animale bello è un animale che si sa muovere bene in stalla, è un animale che ha una bella mammella e quindi riesce a produrre una buona quantità di latte, ed è un animale che ha degli arti importanti, forti. Questo perché i parametri degli arti sono collegati molto alla longevità dell'animale e i parametri della mammella sono legati molto alla produttività dell'animale, e quindi noi vogliamo un animale che sia longevo, che faccia tanto latte e che possa vivere nel modo più confortevole possibile. E questi caratteri di bellezza sono quelli che i giudici riescono a carpire facendo muovere questi animali nel ring e confrontandoli le una con le altre. È proprio come un concorso di bellezza. Nelle donne si ammirano alcune qualità, qua se ne ammirano altre. Invece, quanto è importante l'alimentazione per le bufale? L'alimentazione è uno dei parametri più importanti dell'allevamento bufalino. Lei deve immaginare che il costo nell'ambito della gestione di tutto l'allevamento è circa il 50% collegato all'alimentazione, poi c'è tutto il resto tra veterinari, corrente elettrica e tutto il resto, quindi l'alimentazione fa moltissimo e su questo poi diciamo un buon livello di alimentazione può garantirci anche una certa produttività dell'animale. Voglio dire questo in realtà, se l'animale geneticamente può produrre 20 litri di latte al giorno, ma noi non lo alimentiamo per i 20 litri, ma lo alimentiamo per i 10, ne potrà fare 11, 12, ma non potrà esprimere il suo grado genetico di produttività che ha. Quindi una corretta alimentazione sicuramente ci garantisce e ci fa vedere sotto il profilo fenotipico quello che di genetico ha.